Leonarda Cianciulli è stata una delle poche serial killer italiane. È stata soprannominata la saponificatrice di Correggio, per aver sciolto nella soda caustica il cadavere delle donne che uccideva per poi farne dei saponi. Leonarda era la più piccola di sei figli, nata in un piccolo paesino della provincia di Avellino, Montella. A 23 anni si sposa, ma la madre, che voleva sposarsi il cugino benestante, maledisse le sue nozze e per questo Leonarda non vorrà mai più rivederla. Questo, naturalmente, la segnò parecchio e questo distacco le causò un trauma che forse influenzò le sue azioni future. La madre le aveva augurato una vita piena di sofferenze e una zingara le aveva letto la mano dicendole che si sarebbe sposata, ma che tutti i suoi figli sarebbero morti. E in effetti, le sue prime 13 gravidanze finirono male, 3 aborti spontanei e 10 neonati morti in culla. Più avanti, una sedicente maga le fece una specie di incantesimo, così raccontò la Cianciulli, e riuscì a portare a termine 4 gravidanze. Leonarda era ossessionata da questi bambini, perché aveva il terrore di perderli. Si mise a studiare magia, fatture, chiromanzia, nella speranza di neutralizzare le maledizioni della madre e le previsioni della zingara. Dopo un forte terremoto, la coppia si trasferì a Reggio Emilia, proprio a Correggio. Nel paese di origine, Leonarda era conosciuta come truffatrice e donna di facili costumi. Era stata condannata a 10 mesi di carcere per truffa continuata per aver raggirato una contadina facendosi consegnare denaro e preziosi. A Correggio, invece, i compaesani la consideravano un po' stramba, ma una madre e moglie esemplare. Era ben voluta da tutti. Inoltre, era una fervente fascista. E visti gli anni, pieno ventennio fascista, era considerata una qualità. Il marito l'abbandonò e lei cercò di arrotondare, vendendo mobili e vestiti usati, e leggendo le carte. La figlia più piccola era all'asilo dalle suore. Un maschio era militare, uno al liceo. Ma il più grande, il preferito di Leonarda, che studiava alla facoltà di lettere a Milano, rischiava di essere richiamato al fronte. E questo fece piombare la donna in una forte depressione. Riaffiorarono i fantasmi della maledizione ed ebbe paura di perdere un altro figlio. Così pensò di compiere sacrifici umani in cambio della vita del figlio. Leggendo le carte a molte donne del paese, sapeva quali tra loro erano sole, benestanti, non più giovane e insoddisfatte della propria vita, e che avrebbero voluto spostarsi altrove. Così le invitava a casa, le uccideva, le tagliava a pezzi raccogliendo il sangue in un catino. I pezzi li metteva a bollire in un grosso pentolone con soda caustica finché non si scioglievano, riempiva dei secchi e li svuotava in un pozzetto. Mentre col sangue preparava dei biscotti al cioccolato che poi offriva alle future vittime e ai figli, credendo così di salvarli dalla morte dovuta al maleficio fatto anni prima. Nell'ultimo diario racconterà che l'ultima vittima aveva una carne così grassa e bianca che quando finì nel pentolone con la soda caustica pensò di aggiungervi un flacone di profumo e fare delle saponette, che poi regalò a conoscenti e vicini di casa. Anche i biscotti, disse, erano più buoni fatti col suo sangue. Era una donna proprio dolce. La killer, però, fece un passo falso. Consegnò ad un uomo per saldare un debito un buono del tesoro che aveva rubato ad una delle vittime e così riuscirono a risalire a lei. Quando le interrogarono e le chiesero che fine avessero fatto i corpi delle vittime, disse ad un agente di polizia: «Me le sono mangiate, se vuole posso mangiare anche lei. Ne ho mangiata una arrosto, una bollita, una stufata». Nessuno poteva credere che una donnina di 50 kg, alta 1,50 m, potesse essere capace di tali brutture e quindi pensarono che avesse un complice. Ma quando durante il processo, per poter dimostrare che non poteva aver agito da sola, la portarono segretamente in obitorio fornendole coltelli e una sega, riuscì a smembrare un cadavere in soli 12 minuti. Le venne riconosciuta la semi-infermità mentale, entrò in manicomio e non uscì più. Ci rimase 24 anni, poi morì di ictus, proprio nel manicomio di Pozzuoli, e venne sepolta in una tomba per poveri. Nessuno reclamò mai i resti, che finirono nell'ossario comune del cimitero. La legge mi ha condannato, e che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo e la fucilazione, ma che mi interessa a me? 17 figli, ah, cari miei, se anche a voi moriranno 16 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io,
Una madre solo può comprendermi, la legge mai, forse la scienza mi ha compreso. Tutti gli attrezzi utilizzati dalla Cianciulli per compiere gli omicidi sono esposti al Museo Criminologico di Roma. Da questa storia orribile sono stati tratti diversi film, tra i quali Gran Bollito di Mauro Bolognini e La saponificatrice, Vita di Leonardo Cianciulli.